In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati, sia accolta con fede. Ecco, viviamo questa settimana alla luce del grande insegnamento sulla preghiera che abbiamo ricevuto domenica. E il Vangelo di oggi e anche la prima lettura ci aiutano a capire qualcosa di questa preghiera nuova portata da Gesù. La preghiera, secondo l'esperienza di Mosè che abbiamo ascoltato, è una esperienza di amicizia con Dio entrando nella tenda, cosiddetta tenda del convegno. Mosè aveva costruito una tenda speciale fuori dell'accampamento, era il luogo dove andava a pregare, dove la gente andava da lui per conoscere qualcosa della volontà di Dio e anche a chiedere il suo aiuto. Questa tenda dove si localizza, diciamo così, l'incontro con Dio, tra Dio e Mosè, è simbolo di Gesù. Gesù è la nuova tenda. Quando noi vogliamo pregare da cristiani, entriamo in questa tenda spirituale che è Gesù. Gesù è la nostra tenda e proprio in Lui noi possiamo allacciare questa relazione filiale con Dio nostro Padre, parlare a cuore con Lui. Dal Vangelo apprendiamo un'altra caratteristica di questa preghiera cristiana ed è quella di diventare buon terreno per la parola di Dio. La preghiera dei cristiani è molto diversa da quella di altre religioni, perché nelle altre religioni prevale ciò che l'uomo dice a Dio, prevalgono i bisogni dell'uomo portati davanti a Lui. Nella preghiera nostra dei cristiani prevale ciò che Dio dice a noi, prevalgono i bisogni di Dio per la nostra salvezza e per quella degli altri. La nostra è una preghiera che fondamentalmente si fa con la Bibbia e con l'ascolto della predicazione della Chiesa come in questo momento. E la parabola di oggi ci fa capire la grande importanza di questo ascolto. Quando Gesù spiega
la parabola della zizzania, del grano della zizzania. Avete sentito come Gesù dà una spiegazione dettagliata di questa parabola, a differenza di altre volte. Gesù spesso, secondo il Vangelo, insegna le parabole, insegna in parabole senza spiegarle. In questo caso, siccome è una parabola particolarmente importante, una parabola chiave per capire tutto il suo insegnamento, lui la spiega e dice che nel nostro cuore e nel mondo avviene una doppia seminagione contrapposta. Ci sono dei semi di verità e di speranza che vengono da Gesù, dal Figlio di Dio, che è chiamato Figlio dell'uomo perché è colui che rivela i disegni di Dio in modo umano. E il Signore semina in noi cose belle, cose grandi, ci fa capire che siamo amati da Dio, che la nostra vita vale, che Lui è accanto a noi nella lotta contro il male e che andando avanti su questa strada, dice Gesù, saremo splendenti come il sole nella casa del Padre. Ecco, però non c'è solo questa seminagione che è simboleggiata dal grano, c'è un'altra seminagione nel nostro cuore e nel mondo. E Gesù dice che il seminatore è il diavolo. Lui mette anche nei nostri cuori dei semi, dei pensieri, dei sentimenti che ci vogliono trascinare lontano da Dio e ci vogliono far disprezzare la nostra vita. Gesù dirà in un passo del Vangelo di Giovanni che lo spirito del male è omicida. È omicida fin dall'inizio. Quindi è molto importante che noi apriamo gli occhi su quello che avviene nel nostro cuore e impariamo nel vortice dei nostri pensieri a distinguere quali sono i pensieri che vengono da Gesù, che sono pensieri di bene e di speranza, dai pensieri che vengono dal nemico. Sant'Ignazio, lo festeggeremo domani proprio, lo chiama nemico della natura umana, così chiama il demonio Sant'Ignazio. Gesù semplicemente in questa parabola dice il diavolo. Lui semina sentimenti e pensieri che portano ad annientare la nostra vita. Ecco. E poi Gesù anche rivela l'esito finale di questo confronto, di questa lotta tra il bene e il male. Adesso il bene e il male sono intrecciati, si contendono il nostro cuore, la nostra vita, ora l'uno, ora l'altro. Alla fine della nostra vita non sarà più così. Gesù parla del momento della mietitura, che nel linguaggio agricolo è un momento in cui i contadini, quando vedono maturare il grano, lo raccolgono e fanno una cernita tra l'erbaccia, la zizzania e il grano buono. E Gesù dice così sarà la fine del mondo, il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, raccoglierà prima gli scandali cattivi e li allontanerà per sempre dai buoni. Questa è una cosa molto seria, sotto un linguaggio simbolico e di tipo anche un po' apocalittico. Praticamente Gesù insegna che la nostra vita si eternizza a secondo delle scelte che noi facciamo, a secondo del seme che prevale in noi. Se alla fine della vita prevale il seme della fiducia e della scelta di Dio, noi per sempre saremo con Lui e saremo beati. Gesù dice oggi i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre mio. Quelli invece che alla fine della vita confermano scelte di disperazione, di ateismo, di sfiducia, di odio verso gli altri, per sempre rimarranno nel
negli effetti ultimi di questa scelta. Una cosa estremamente drammatica, stamattina nella meditazione dicevo che tutte le disgrazie della vita sono meno di niente comparate al disastro di perdere per sempre la propria vita e la felicità. Sono proprio batterie, direbbero in linguaggio siciliano. E quindi da questo Vangelo, da questa meditazione, sorge per noi la domanda, per noi anche i genitori, per i propri figli: che fine farò? Che sarà di me al termine della vita? Questa è la domanda più importante, e bisogna che tu impari, andando controcorrente, a riflettere su questo, non per spaventarti, ma per diventare serio circa la tua vita. Se no ti interessi di tante cose che sono molto secondarie e non ti preoccupi della cosa veramente importante per la tua vita. E così anche per le persone che ami, per i tuoi figli. Che sarà dei miei figli? Ecco, Gesù ti aiuterà a lottare perché la sua parola